Era importantissimo giocare, avevamo bisogno di giocare, avevamo voglia di giocare e queste due partite eh, al di là del valore specifico delle squadre, della squadra che abbiamo incontrato che secondo me si è dimostrato un po' più alto di quello che aspettavamo e sono state molto importanti per tutti i motivi che hai detto tu soprattutto perché volevamo giocare insieme, volevamo battere un'altra nazionale, volevamo vincere e la partita di oggi a conferma, ieri forse il primo tempo il Belgio era un pochettino così, eh, non pervenuto ma oggi invece tutti e due i tempi sono stati lottati come il secondo tempo di ieri e siamo molto contenti di aver fatto queste due partite, veramente ne avevamo bisogno. Tante rotazioni abbiamo visto, anche soluzioni differenti, in alcuni casi anche ad esempio cito lei la situazione di 7 contro 6, ma in generale comunque tanti esperimenti, tanti test. Eh, come sta andando da questo punto di vista sotto il tuo, insomma, sotto il tuo punto di vista? Ecco. Eh, guarda, io sono molto contento della predisposizione che hanno le ragazze di provare queste cose. Tu, pensa, abbiamo provato 7 contro 6 due giorni fa la prima volta, abbiamo bisogno di inserirlo nel nostro diciamo, book di, di gioco e, e le ragazze sono disponibili, l'hanno giocato abbastanza bene quando l'abbiamo fatto, abbiamo fatto un po' di confusione sul primo cambio, ma dobbiamo essere elastici, dobbiamo diciamo, modernizzare un pochettino la nostra disponibilità mentale. Io sono di questo, ho trovato delle ragazze veramente disponibili e di questo le ringrazio. Bulgaria adesso. Eh, Bulgaria chiaramente è l'obiettivo di, di questo stage, di questa qualificazione, e come ho già detto, eh, non, ho, non conosciamo molto al di là del valore individuale di alcune ragazze che conosciamo per aver giocato in Italia o comunque in Europa. Quindi, sarà una partita in cui andremo senza rete la prima, la prima, quella trasferta che facciamo adesso per giocare mercoledì 2 novembre, ma io credo che con questa mentalità, con questa voglia di stare in campo, con questa disponibilità a giocare una per l'altro, perché questo mi è piaciuto, perché abbiamo dato tante volte la palla senza essere egoiste, questa è la cosa più bella che ho visto in queste giornate, e, e correggendo qualche errore anche grazie a queste partite possiamo essere fiduciosi, sperare di poter superare questo turno sarebbe un grandissimo successo per il nostro movimento. Ecco, nell'economia, nel bilancio del doppio confronto, il ritorno in casa è un elemento favorevole a tuo avviso? Eh, ma sicuramente eh, ci dà la possibilità di usufruire del pubblico che ci sarà perché ci hanno detto che già c'è eh, effervescenza intorno a questo evento, le ragazze si sentiranno più accompagnate, però credo noi come squadra dobbiamo giocare al All'estero, in trasferta, come, dobbiamo, come giochiamo in casa, con questo entusiasmo, con questa voglia, ed essere un po' capaci, magari qualche volta, di frenare questo entusiasmo che qualche volta ci porta a perdere qualche po' di troppo. Sicuramente sono stati due test match utili. Al di là della vittoria, per noi era importante provare contro un avversario che non fossimo noi stessi in allenamento, quello che appunto stiamo preparando contro poi l'avversario che andremo ad affrontare nelle qualificazioni, la Bulgaria, dove dobbiamo per forza fare il risultato e dobbiamo arrivare con più confidenza e sicurezza possibile. Ecco, hai messo tu il punto su queste due partite contro la Bulgaria. Non scendete in campo come Nazionale Seniors veramente da tanto tempo, però eh, obiettivamente sono due partite sulle quali si può puntare a fare il risultato e a passare il turno. Sì, assolutamente sì, eh, siamo un gruppo nuovo, ci sono stati tanti cambiamenti, ma non abbiamo scusanti, è una partita, o meglio un doppio incontro che eh, stiamo aspettando da tanto tempo, sappiamo l'importanza e diciamo che nella nostra testa non deve esserci altro risultato se non quello positivo. Squadra rinnovata, come dicevi, veramente giovane, per molte sarà quasi un debutto no? in, in una partita ufficiale di fatto. E a livello senior sì, ci sono molte giovani che sono subentrate, però penso che l'esperienza che hanno acquisito con i loro campionati giovanili deve comunque dare loro fiducia e essere in senior ha delle responsabilità e tra le varie cose che... Fare il risultato è una di queste, per cui noi abbiamo bisogno di tutte, sappiamo che ognuna è importante dalla prima all'ultima, per cui cercheremo insomma, di fare leva su questo.